Rossini TV e buona giornata. Io oggi mi trovo a Pesaro, per la precisione sono in via Toscana 87, perché a breve verrà inaugurato il punto vendita al dettaglio della Paolo Muratori. Paolo Muratori è un'azienda del territorio qui a Pesaro, una bellissima azienda con un'altrettanto bella storia, che nasce nel lontano 1969 e si occupa di prodotti e sistemi professionali di pulizia. Pulizia non solo degli ambienti e delle case, ma anche pulizia e igiene, cura della persona. Sono tutti prodotti naturali, biologici e ovviamente professionali. La Paolo Muratori è un'azienda ovviamente eco-friendly del nostro territorio, a basso impatto ambientale. E allora andiamo a vedere chi sono i protagonisti di questa azienda e soprattutto che cosa ha da offrirci di bello questo punto vendita che apre in occasione delle festività natalizie. Accanto a me Sara Muratori, co-founder dell'azienda Paolo Muratori. Ci facciamo subito raccontare da Sara questa seconda generazione di un'azienda importante nata nel lontano 1969. Esattamente, quindi sono veramente tanti anni e sono molto felice oggi di inaugurare questo spazio all'interno di un'azienda storica, appunto, come dicevi tu Roberta. Abbiamo voluto presentare anche alla cittadinanza pesarese che si possono fare sicuramente delle spese più consapevoli. Infatti, come vedete alle mie spalle, abbiamo voluto puntare proprio nel fare venire fuori la qualità dei prodotti, non solo a chilometro zero, nel riuso. Abbiamo comunque voluto e ci siamo impegnati anche a realizzare l'arredo, acquistando al mercatino del riuso qua proprio in via Toscana alla Gulliver. Appunto via Toscana sta diventando un bellissimo polo molto legato alla sostenibilità ambientale e noi ce l'avevamo già un po' nel nostro DNA, no? Il logo Paolo Muratori ha i suoi colori verdi dalla sua storia e siamo stati tra l'altro anticipatori di feste sostenibili con appunto piatti e stoviglie compostabili agli esordi del 2008-2009, quando ancora non si parlava di plastic free. Su questa strada abbiamo comunque cercato di mantenere quello che è un po' la colonna vertebrale di questa azienda, che è legata molto al mondo professionale, da enti, comunità, legato alla detergenza, al cleaning professionale, alle gare d'appalto, alle scuole. Quindi siamo sempre stati molto vicini alla città di Pesaro e allo stesso tempo, grazie a questo avvio in questo anno perlomeno ufficiale del nostro punto vendita, stiamo anche ampliando e dando la possibilità anche di arrivare attraverso un e-commerce. Insomma, noi abbiamo acquisito questa società nel 2020, io e il nuovo amministratore delegato Andrea Ferrari, e quindi abbiamo ben pensato che per noi poteva essere giusto riportare anche quello che oggi un po' anche nel consumo di tutti i giorni, nel nostro quotidiano, ci comporta un impatto ambientale molto importante. Quindi ci sembrava bello poterlo raccontare a più persone e a spiegare a più persone che non troviamo questi prodotti ovunque, e perciò se ci saranno e continueranno a venire, perché ce ne sono state tante di persone che già da un po' di tempo ci vengono a trovare, sono molto contenti insomma di trovare finalmente una scelta di prodotti che o va a risolvere delle problematiche anche alle volte semplici, come anche in casa ci può capitare di avere uno sporco che ha un'attenzione particolare, quindi andare a suggerire con un tecnico, quindi con una vendita anche più assistita, un prodotto professionale, e allo stesso tempo andare invece a scegliere magari delle bag perché riducono le plastiche, e per un detersivo per i piatti anche certificato come biologico, quindi con una vera e propria certificazione. Oltretutto abbiamo comunque favorito
l'inserimento di una serie di aziende che sono più vicino al nostro territorio, che sviluppano prodotti di cosmesi e di detergenza anche di un certo livello, quindi andiamo magari anche nelle cabine delle estetiste a fare prima, no? Queste aziende fanno prima dei test su questo per poi arrivare con materie prime di eccellenza come i prodotti di un alveare, l'acqua termale di Abano, piuttosto che invece andare proprio in occasione del Natale a presentare un progetto, come facevo vedere prima anche a voi, che si chiama Latte d'autore, realizzate da questo fantastico illustratore nonché amico Federico Gennari, che ha voluto dare questo contributo anche lui, in quanto per l'appunto noi diciamo il regalo da non rifiutare, perché quest'anno volevamo che all'interno delle case, almeno dei pesaresi, ci fosse qualcosa che rimanesse e venisse poi utilizzato insieme magari a un regalino fatto e realizzato da aziende etiche e attente appunto anche all'impatto ambientale. Questo è un po' la cronostoria di quello che è oggi poi l'inaugurazione ufficiale di questo spazio, che sicuramente non occupa i 1500 metri quadri della Paolo Moratori, ma che sicuramente ha nel suo contenitore tantissime realtà e aziende che veramente nel mondo della sostenibilità ambientale stanno facendo la differenza. Quindi ci tenevamo, ecco, a raccontare proprio questa storia. Accanto a me Andrea Ferrari, amministratore delegato della Paolo Moratori. Andiamo a chiedere ad Andrea che cosa fa all'interno dell'azienda, qual è il suo ruolo. Buongiorno a tutti, il mio ruolo è l'amministratore delegato, quindi diciamo che mi occupo della gestione dell'azienda, sia dalla parte degli acquisti dal magazzino che alle vendite, quindi anche chiacchierare poi con i venditori, perché comunque la Paolo Moratori rimane un'azienda che nasce sul professional, si sviluppa nel professional e continuerà nel professional. Diciamo che tutto quello che ha spiegato Sara nell'intervista precedente è la novità, diciamo che è tutto ciò che sarà il futuro della Paolo Moratori parallelamente alla storia della Paolo Moratori. Quindi diciamo che il mio ruolo è quello di dirigere, se si può dire così, i lavori che si stanno portando avanti. Nel frattempo abbiamo inserito nuove figure, delle quali sono contentissimo, perché sono persone che in questo momento si fanno fatica anche a trovare, delle quali mi fido e soprattutto che sono ottime nel loro ruolo e quindi mi danno una grande mano a poter portare avanti i progetti che abbiamo in cantiere. Diciamo che questa è il futuro che ci prospettiamo, quindi sia il professional, il classico Paolo Moratori, che tutto quello che è legato alla sostenibilità, perché la Paolo Moratori comunque con l'alta concentrazione portata nel professionale ha sempre avuto un occhio di riguardo al green, perché meno consumo, meno spreco e quindi meno inquinamento. Perché no portarlo anche nella casa del resto dei pesaresi? E quindi da quando ho preso l'azienda abbiamo puntato tutto verso questo futuro, diciamo. E da qui appunto nasce questo nuovo brand PM Green, Natural Choice, spesa consapevole. Di che cosa si tratta nello specifico? Allora, nello specifico si tratta di un progetto che raggruppa tutte quelle aziende che sono in grado di produrre prodotti a basso impatto ambientale, sia nella produzione della detergenza che nella produzione dei panni e della carta. Quindi quasi tutte le aziende che sono nostre partner o sono certificate FSC per quanto riguarda la carta ed Ecolabel, la stessa cosa anche nel reparto detergenza e panni. Perché logicamente cerchiamo sempre, dato che questa è la nostra filosofia, cerchiamo sempre dei partner che siano al passo con i tempi, e in questo momento diciamo che è una priorità pensare all'ambiente. Non è soltanto del business che può fare un'azienda, è proprio un'esigenza che se non parte da noi e quindi che si sviluppa poi anche in casa, quindi a casa delle persone, è difficile che si ottenga un cambiamento. Quindi diciamo che PM Green raggruppa tutto quella filosofia che ci consente di
di evolverci, di andare verso il futuro con la consapevolezza che se riusciamo ad avere prodotti di qualità ma con a basso impatto ambientale ne giovano tutti. Quindi diciamo che è quello, dalla PM Wash alla PM Green. Accanto a me Paolo Muratori, presidente e fondatore di questa bellissima azienda che nasce nel lontano 1969, quindi ha tantissimi anni di attività. E allora ci facciamo raccontare dallo stesso Paolo Muratori la storia di questa azienda che ha a cuore ovviamente la salvaguardia dell'ambiente. Ma la storia, io per primo ringrazio i miei clienti che ci hanno sempre dato fiducia, se siamo qui. E grazie anche ai clienti, al personale che ha lavorato qua e che sta ancora lavorando e ai figli che vogliono andare avanti. Perciò la storia è bella perché è lunga e come azienda credo che abbiamo detto la nostra negli anni 70 fino ad oggi. Abbiamo cambiato diversi segmenti delle linee merceologiche, come tutt'oggi queste linee che sono sul biologico, su tutto quello che è il futuro. Noi siamo stati la prima azienda a eliminare la plastica e su questo la dice lunga. Sono partito con il fratello di mio babbo che voleva aiutarmi perché io da ragazzino facevo il pasticcere e ho lavorato da Alberini e da altri ed era dura alzarsi alle 3 di notte. Allora lui dice dai vieni con me dai. E sono andato lì e ho iniziato a girare, e mi sono fatto i calli sulla faccia perché andando in giro per le campagne di Urbania e di tutto, ed è partita così questa azienda con grandi sacrifici perché si partiva alle 7 del mattino, facevamo la tentata vendita, ecco come siamo partiti e la ringrazio perché ecco allora tentata vendita, poi arrivavi che il mercato c'era una grande evoluzione, c'erano delle grandi richieste, momenti difficili di allora e le richieste erano tante e quello ci ha permesso di diventare grandi. Poi abbiamo cominciato ad avere 8-10 agenti e lavoravamo nelle Marche, lavoravamo in Romagna e oggi abbiamo continuato a mantenere quella clientela perché ci conoscono da allora e sanno che se ci chiedono una cosa arriva quella cosa. A me Eleonora Di Luca, responsabile commerciale e retail della Paolo Muratori. Noi ovviamente siamo all'interno dello store del nuovo punto vendita al dettaglio e ci facciamo raccontare da Eleonora questa linea disponibile ovviamente nello store che è la Green Natural. Buongiorno, allora Green Natural è un'azienda che fa prodotti naturali, biologici e uno dei suoi punti di forza è sicuramente il fatto che si possano acquistare anche prodotti sfusi, quindi nel nostro caso sono confezionati in bag da 5 kg, quindi c'è comunque una riduzione di imballaggi perché questo permette di acquistare e poi a casa fare l'utilizzo senza spreco di contenitori in plastica. Uno dei prodotti sicuramente best seller di Green Natural è l'acido citrico, che è un prodotto che può essere utilizzato in tantissimi modi. Con un unico prodotto si possono fare prodotti per la lavastoviglie, ammorbidente, anticalcare, quindi diciamo che con un unico prodotto, quindi riducendo ulteriormente sprechi e utilizzi, si può fare appunto riferimento all'acido citrico. E dopo Green Natural ci facciamo raccontare da Eleonora un altro prodotto presente nello store che è Apitali. Allora, Apitali è sicuramente un'azienda nuovissima, è una piccolissima realtà della zona di Abano Terme, è una coppia dove lui è un apicoltore di passione, ha deciso di mettere in produzione con le sue materie prime tutta una linea cosmetica, quindi da quello che deriva appunto dalle api, quindi miele, pappa reale, propoli, di produzione proprio sua, ha trovato una azienda cosmetica disposta a creare i prodotti con le sue materie prime e altra particolarità è che non viene utilizzata nella formulazione acqua distillata ma acqua termale perché appunto sono della zona di Abano Terme e l'acqua termale già da sola ha delle proprietà molto efficaci per tutti i tipi di pelle. Sono prodotti che vengono utilizzati anche in cabina, quindi anche nei centri estetici dove c'è una particolare attenzione ai prodotti che vengono utilizzati.
utilizzati, e quindi è proprio un prodottino di nicchia, ma con un prodotto naturale, ma con un effetto molto performante. Accanto a me Alberto Gelsi, responsabile e-commerce della Paolo Muratori, perché ovviamente siamo nel 2022 e per essere al passo con i tempi è necessario poi avere un sito e-commerce. Buongiorno, sì, è un nuovo progetto che è nato quest'anno, stiamo lanciando il sito e-commerce paolomuratori.com e praticamente abbiamo messo, è un negozio virtuale, nel senso che quello che vedete qua c'è anche sul negozio, quindi avete la comodità di poter fare l'ordine, pagare e venirlo solamente a ritirare, quindi passate, prendete il vostro pacchettino già pronto e via, ovviamente per chi abita nella zona di Pesaro. Per chi è più fuori viene spedito col corriere, nel giro di 48 ore la consegna viene effettuata tramite il nostro corriere, e quindi ci stiamo evolvendo in questo ramo. E se sul sito abbiamo la possibilità, diamo anche la possibilità di registrarsi al cliente, quindi si entra nella nostra newsletter, i dati trattati rimangono interni all'azienda e quindi vengono utilizzati solamente per il newsletter e informazioni di scontistiche varie, hanno subito un buono del 15% di benvenuto da poter spendere sul sito e sul carrello. Francesca Frenquellucci, assessore comune di Pesaro, presente ovviamente all'inaugurazione di questo nuovo punto vendita, e abbiamo appena fatto il taglio del nastro, Francesca. Sì, un'azienda che veramente ha messo in atto l'innovazione, l'ecosostenibilità, tutto ciò che è biologico, quindi dobbiamo prendere come spunto esempio, e tutte le imprese del territorio devono sapere che Muratori è stata una tra le prime che ha iniziato con coraggio, anche quando ancora non si parlava di ecosostenibilità. Quindi proprio ieri sono reduce di un incontro di Confindustria dove anche loro stanno adottando dei sistemi anche per tutto ciò che riguarda l'energia rinnovabile, quindi siamo nella strada giusta. Viva le imprese del nostro territorio e viva chi sa creare, crearsi e rinnovarsi. Quindi complimenti di nuovo, sono felice oggi di essere stata invitata. Oggi abbiamo trascorso una bellissima mattinata con l'azienda Paolo Muratori qui in via Toscana 87, che ha appena inaugurato il suo punto vendita a dettaglio. Noi ovviamente di Rossini TV vi invitiamo assolutamente a visitare questo punto vendita, che ha all'interno tantissime idee regalo in occasione delle festività natalizie. Ringraziamo ovviamente di cuore l'azienda Paolo Muratori per avere sempre a cuore la salvaguardia dell'ambiente. Un saluto da Roberta, da Rossini TV, alla prossima!